Buonasera a tutti gli amici di Olimpo TV, siamo in compagnia del GM Bergui, un GM Bergui distrutto dopo questa partita, sì. Però davvero che sofferenza, forse tutto l'anno, ma l'obiettivo è stato centrato anche con una salvezza diretta senza passare dai playout in un anno difficile come questo, e il Covid, e i recuperi, un calendario, gironi, regolamenti, si capiva più nulla, però Alba ne esce alla grandissima con questa grande partita finale. Sì, non so veramente come descrivere quest'annata. Perché le difficoltà sono state veramente infinite. Entrare in palestra ogni giorno, disinfettare i palloni, avere tutti i moduli necessari per poter giocare una partita, reperire i medici per fare i tamponi, non avere il pubblico al palazzetto, che per noi è stato un qualcosa di devastante, perché i numeri hanno comunque detto quello. Tante volte si dice che il pubblico si conta, ma fino a un certo punto. Per noi è stato determinante, perché non c'è mai stata una stagione in cui abbiamo fatto così fatica a giocare in casa. Quindi questo deve rendere consapevoli tutti che il pubblico è una forza in più per noi. Quindi noi abbiamo bisogno del nostro pubblico, e questa sera sono stati straordinari anche quei pochi che tra staff, allenatori, dirigenti sono potuti venire alla partita. Quindi, che dire, è stata un'annata veramente difficile, è stato il coronamento, questa partita qua, di tanto sacrificio da parte di tutti, di un gruppo giovane che ha superato mille difficoltà, però abbiamo centrato l'obiettivo, quella era la cosa importante. Adesso siamo arrivati alla fine di questa stagione, dobbiamo già pensare a come programmare la prossima, sperando che sia una stagione normale, sotto tanti punti di vista, ecco. E allora assolutamente ci auguriamo che la prossima possa essere una stagione normale, ma ancora complimenti per il grande lavoro che c'è stato da parte sia della squadra ma anche dello staff dirigenziale, in primis del GM Edoardo Bergui, che segue la squadra. Complimenti, grazie. Grazie, in bocca al lupo a tutti, ci vediamo il prossimo anno. Grazie.